Allora, Federico Marrazzo, anche quest'oggi una partita non facile, chiaramente contro un'ottima Milano che ha saputo fare a meno del capocannoniere Abdelaziz, sostituendolo al meglio. Voi ci avete provato, insomma, nei primi due set, partita punto a punto, poi nel terzo set un po' più di difficoltà, forse ha pesato anche l'impegno infrasettimanale di Verona. Sicuramente sì, i primi due set un po' più combattuti, il terzo un po' meno, risultato 25-16 ne è la prova. E noi stiamo lavorando bene, proviamo sempre a dare del nostro meglio, l'impegno con Verona è stato purtroppo negativo, però ci deve servire da lezione, dobbiamo imparare anche dalle sconfitte, come quella di stasera, che purtroppo è maturata in modo diverso, però è pur sempre una sconfitta, quindi dobbiamo tornare a lavorare come abbiamo sempre fatto, come stiamo facendo, e inseguire questo risultato che arriverà. Anche perché oggi, insomma, anche stasera un bel pubblico, insomma, per regalare questa prima vittoria in casa, ce ne sono rimaste due partite fino alla fine della stagione regolare con Castellana Grotte e Di Polenza, forse un po' più alla portata, insomma, però bisogna sempre essere più continui nell'arco della partita. Beh, questa stagione le uniche due vittorie che abbiamo fatto le abbiamo fatte contro di loro. Proveremo a ripeterci, proveremo a, come ho detto prima, a dare del nostro meglio per arrivare alla vittoria, perché con le prestazioni ormai abbiamo dimostrato di poter giocare con tutti, però ancora ci manca quello che è il risultato.